Di essere intervenuti. La nuova Accademia Orfeo, proprio perché abbiamo scelto questo nome in realtà, perché Orfeo era un comunicatore, comunicava e utilizzava e comunicava con tutte le creature, quindi la musica come mezzo privilegiato, ma anche il teatro, ma anche il cinema. Reduci dalla meravigliosa esperienza con il maestro Michele Placido, non potevo non pensare alla mia amata musica e io prima ne stavo parlando prima con Mario, con la mia sorella Lisa, è facile andare via dal sud, è molto facile, nel senso non che sia facile lasciarlo, perché quando si lascia il sud si lascia sempre con grande dolore e con grande rammarico, ma è ancora più coraggioso secondo me restare, è più coraggioso restare e fare in modo che qualcosa cambi. Attraverso un lavoro grandissimo, attraverso grandi sacrifici, attraverso grandi ideali anche, e attraverso collaborazioni preziose, creando una rete preziosa tra professionisti e le istituzioni, attraverso le associazioni. Io collaboro con tutte le associazioni, indistintamente, anche quelle probabilmente in concorrenza. Io non ho concorrenti, nel senso, ho solo voglia di collaborare e anche con associazioni musicali collaboro con molto piacere perché ognuno sa il valore del proprio lavoro e può portare delle cose positive alla città, ai giovani. Quindi intanto diciamo, questa mission formativa della nuova Accademia Orfeo, sia delle lezioni giornaliere che noi facciamo i nostri ragazzi, la nostra scuola conta quindi 150 allievi. Prepariamo i ragazzi anche per l'ingresso alle scuole medie, per esempio la nostra prestigiosa, bisogna dirlo, Riccardo Monterisi, che è una scuola sperimentale media di musica, ma anche per il conservatorio. E quest'anno stiamo interagendo e dopo avrai modo far conoscere anche la figura del dirigente con un liceo musicale della zona. Perché è importante creare una rete di risorse. Noi siamo partner anche nel circolo dei lettori, siamo partner del centro risorse del liceo scientifico, del liceo Da Vinci Miscele, del liceo linguistico, coreutico. Quindi mi piace creare queste collaborazioni e le ritengo molto preziose, ma non per l'Accademia in sé, anche probabilmente, ma per i giovani che si avvicinano al nostro lavoro. E quindi mi piace intrecciare il mio lavoro con il lavoro di grandi professionisti, per il teatro, per il cinema, il grande Michele Placido. Per la musica, questo primo appuntamento, questo esperimento con Mario, che è stato anche per un periodo docente nella mia accademia di canto jazz, e ne sono molto 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 orgogliosa. E in futuro c'è il progetto, a parte il nostro cenacolo musicale, che è il nostro gioiellino, insomma, delle cose diciamo, di formazione anche un po' più di nicchia che portiamo al prestigioso Palazzo Tumbuti, con Lisa e con altri miei preziosi collaboratori, ma c'è il progetto anche una summer school sulla quale sto lavorando, che porterà tantissimi giovani da tutta Italia, e che è quello che è successo per il maestro Placido e quello che già sta succedendo per Mario Rosini, che è seguitissimo come professionista cantante jazz, ma anche come docente, formatore, ed è amatissimo anche perché un lavoro come quello del coro è un lavoro meraviglioso e straordinario e non certamente alla portata di tutti. Grazie, grazie a Patrasso.